Bomber Plus l'abbiamo trovato qui mentre mangiava, gli abbiamo fatto sospendere la cena. Parliamo di calcio o di cibo? Se vuoi parliamo di ciclismo, di automobilismo, ma mi sa che inevitabilmente parleremo di quella cosa che gira ancora. Finché gira noi siamo qui. Fino a questo momento che cosa ha detto questo campionato? Che ci sono tante squadre scadenti, che però ci sono almeno 5 squadre che hanno un livello molto alto. Staremo a vedere, credo che il Napoli sia la squadra che gioca meglio, ma la Juventus sia la squadra più forte come rosso dei giocatori. La Roma è cresciuta, sta crescendo meglio, deve recuperare dei giocatori e siamo a 3. La quarta secondo me è la Lazio, che gioca veramente bene, ha perso una partita perché per una serie di coincidenze sfortunate, perché il primo tempo di Lazio-Napoli è emblematico di quanto possa essere forte la squadra di Inzaghi, e la quinta sarà l'Inter, che non giocherà benissimo, ma però i punti li ha fatti. Ecco, la Roma ti ha sorpreso in positivo dopo le difficoltà iniziali, sembrava che il percorso per trovare la strada giusta fosse più lungo, potesse essere più lungo. Ma in realtà poi difficoltà vere non ne ha avute, al di là di qualche infortunio, perché ha vinto a Bergamo con un po' di fortuna la prima, ma a Bergamo chi ci vince? Ci ha pareggiato la Juve, ha perso malamente in casa del Milan, una partita che probabilmente avrebbe meritato anche addirittura di vincere, e poi ha avuto una serie di partite molto facili, come del resto ce l'hanno tutte. La partita di Milano secondo me fa testo fino a un certo punto, perché il Milan in questo momento è veramente in grande difficoltà, e quindi bisognerà aspettare gli scontri diretti. Credo che questo campionato si deciderà negli scontri diretti. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, secondo te la Roma dove interverrà, dove ha bisogno di rinforzarsi, di ritoccare qualcosa? Ma secondo me da nessuna parte, se non succederò infortuni, credo che l'unico ruolo un po' scoperto potrebbe essere un difensore centrale in aggiunta, perché ce ne sono 3, Fazio, Gesso e Manolas, per il resto se recupera tutti la squadra è completa. Ecco, per chiudere, secondo te può andare avanti anche in Champions la Roma? Lì è un po' più dura, perché obiettivamente Atletico di Madrid e Chelsea sembrano più forti, almeno la partita dell'Olimpico ha dimostrato che l'Atletico è più squadra della Roma in questo momento, però non è proibitivo.